Oggi del 2020 è il poeta greco Antonios Eftimiou di Atene, con la poesia in lingua greca e in versione inglese Poetic Manifesto, Manifesto Poetico. Leggerà la motivazione la professoressa Rosa Maria Malafarina, segretaria della giuria internazionale del premio. La lirica, andando al di là dell'esplicito senso del titolo, che promette un enunciato teorico sull'identità dell'operazione poetica, rivela il valore di un'inattesa e intensamente vissuta confessione dell'autore, volto a mettere a nudo la propria vocazione alla parola di amore, in grado di liberare l'uomo dall'assedio e dalla violenza del male. E l'evocazione della felicità investe una scenografia teatrale illuminata da un lampadario celeste, in cui la musica e la danza esprimono tutta la loro potenza epifanica. Le spore di Tarassaco danzano la tarantella al ritmo frenetico dell'amore, mentre tarantole e contorso umano avvelenano le vene della benevolenza. L'umanità ha raggiunto il suo crescendo di violenza e il vulcano zampillante sta solo esplodendo. Attenti alla lava che fuoriesce, che filtra attraverso i pori della solitudine. Sono un pazzo maestro di ribellione che rifiuta solennemente la gioia distillata delle repliche. Dondolo in una gondola color magenta, abbracciando una Madonna nera e piangendo sottovoce per la pietà esiliata. Apro il mio cuore profumato per leggere i fogli della mia anima, per godermi un dolce intermezzo, un allegro finale. Fantasia è la diva interiore di un inferno santificato, l'ultima strofa di un sonetto, la stravaganza di un cappello. Quindi voglio vivere al fresco, sotto il lampadario celeste. Affitterò un sublime belvedere con una vista pittoresca di nostalgia. E se sento una nota scappare dalle corde di un violoncello, la chiamerò felicità. Dovrei osservare una prima ballerina in equilibrio sulla ragnatela dei sogni. Battezzerò la sua speranza.